Marcia reale del leone. Galli e galline, e a seguire gli emioni. Le tartarughe. Thank you.
elefante. I canguri. L'acquario. Thank you.
Personaggi dalle orecchie lunghe, gli asini. Il cucù del bosco. La voliera. Thank you.
i pianisti e a seguire i fossili. Cigno. Thank you.
E il gran finale, con la parata di tutti gli animali. Pierino e il lupo. I protagonisti della storia sono interpretati. L'uccellino
dal flauto. L'anatra dall'oboe. Pierino dal fagotto. Cacciatori, legni e archi dell'orchestra. Gli spari dei cacciatori. Protagonista da tutti gli archi dell'orchestra. Ed ora immaginatevi la scena. Una casa in un grande giardino circondato da una staccionata. Fuori, nei prati, ci sono un grosso albero e uno stagno. Non molto lontano c'è la foresta buia e misteriosa. Una mattina di buon'ora Pierino aprì il cancello e uscì sul prato verde che circondava la sua casa. Di un grande albero era appollaiato un uccellino, amico di Pierino. Non appena lo vide arrivare, cinguettò allegramente.
Appresso a Pierino, un'anitra avanzò dondolandosi. Era contenta che il ragazzo non avesse chiuso il cancello e decise di farsi una nuotatina nel profondo stagno in mezzo al prato. Vedendo l'anitra, l'uccellino volò giù dall'albero, si posò sull'erba vicino a lei e alzò le spalle. Ma che razza di uccello sei, che non sai volare? Disse, e l'anitra replicò, ma che razza di uccello sei tu, che non sai nuotare? E si tuffò, quaff, 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 nello stagno. Continuarono a litigare per un bel po', l'anitra nuotando nello stagno, l'uccellino saltando sulla riva erbosa. A un tratto qualcosa attirò l'attenzione di Pierino. Era un gatto che avanzava insidioso tra l'erba. Gatto pensò, ecco un uccellino impegnato a discutere, ma mi sarà difficile catturarlo. E incominciò a strisciare verso di lui con zampe di velluto. E l'uccellino svelto volò sull'albero! Dal bel mezzo dello stagno l'anitra fece qua 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 al gatto!
girava intorno all'albero e intanto pensava: vale la pena di arrampicarsi così in alto? Quando sarò lassù l'uccello sarà già volato via. Uscì il nonno. Era arrabbiato perché Pierino aveva disobbedito. Il prato è un posto pericoloso. Se un lupo dovesse sbucare dal bosco, che cosa faresti? Pierino non prestò attenzione alle parole del nonno. I ragazzi come lui non hanno paura dei lupi. Ma il nonno lo prese per mano, chiuse il cancello e condusse Pierino verso casa. Si era appena allontanato che un grande lupo grigio sbucò dalla foresta. Il gatto si arrampicò sull'albero. L'anitra starnazzò qua, terrorizzata e stupidamente qua, balzò sulla riva. Prese a correre con tutte le sue forze, ma un'anitra non può essere più veloce di un lupo. Il lupo si avvicinava sempre di più, sempre di più, finché la nascosta! Oh no!
afferrò e ne fece un sol boccone. Ed ora ecco come stavano le cose. Il gatto si era accucciato sul ramo. L'uccellino ha appollaiato su un altro. Ma non troppo vicino al gatto, naturalmente. Camminava intorno all'albero, guardandoli con occhi ingordi. Pierino guardava quel che stava succedendo da dietro il cancello e senza un briciolo di paura. Corse in casa, prese una corda robusta e si arrampicò sull'alto muro di pietra. Uno dei rami dell'albero attorno al quale girava il lupo si protendeva oltre il muro. Afferrando il ramo, Pierino riuscì ad arrampicarsi e così si ritrovò sull'albero. Poi disse all'uccellino: vola giù e mettiti a svolazzare intorno al muso del lupo. Attenzione però, non farti acchiappare. L'uccellino quasi toccava il muso del lupo con le ali, mentre il lupo, aprendo la bocca, spiccava salti fulminei, cercando di azzannarlo. Thank you.
come l'aveva fatto inferocire, come voleva afferrarlo. Ma l'uccellino era molto più furbo della belva e continuò il suo gioco. Intanto Pierino aveva fatto un nodo scorsoio e cautamente lo calò giù dall'albero. Riuscì ad infilarlo nella coda del lupo e tirò con tutte le sue forze. Sentendosi preso in trappola, il lupo si mise a saltare furiosamente, cercando di liberarsi. Legò l'altro capo della corda all'albero. E più il lupo saltava, e più stringeva il nodo scorsoio. I cacciatori uscirono dalla foresta. Seguivano le tracce del lupo e sparavano ad ogni passo. Pierino, ancora seduto sul ramo dell'albero. L'uccellino ed io abbiamo già catturato il lupo. Aiutateci piuttosto a portarlo al giardino zoologico. Allora, immaginatevi
Che marcia trionfale! Pierino in testa! I cacciatori che trascinavano il lupo. Scuoteva la testa e continuava a brontolare. E se Pierino non fosse riuscito a catturare il lupo, che cosa sarebbe capitato, eh? Con attenzione, avrebbe sentito l'anitra che faceva uo, 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 nella pancia del lupo, già che questo per la fretta l'aveva inghiottita viva!